Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova carriera allenatore. Vedete qui, siamo in FL Lake 2. Gazzetto! E quindi siamo nella quarta divisione inglese col Mansfield Town. Ho scelto questa squadra per partire dal basso perché ho visto che in Italia non è stata mai usata da nessuno. E quindi ragazzi utilizzeremo questa squadra fondata nel 1897 con successo in patria normale, finanze normali e crescita giovani normali. C'è ragazzi l'invito pre-campionato come di consueto, andiamo a prendere quello che ci dà più denaro, quindi 1.900.000. Qui con squadre normalissime io direi di accettare questa coppa e quindi qui ragazzi entriamo nel... Aspetta. Ricky. Che cosa? Ricky. Ricky, ma vuoi dare un qualcosa di originale a questa serie? Vuoi dare una mano ai tuoi iscritti? E dai, fai quello che devi fare. Va bene, va bene, va bene. Do questo consiglio. Come prima cosa, date un occhio alla rosa. Individuate i giocatori da tenere e quelli da vendere o mandare in prestito. Successivamente identificate gli obiettivi che vi dà la dirigenza e regolatevi di conseguenza. È importante valorizzare prima di tutto i giocatori che già avete in rosa e poi eventualmente intervenire sul mercato. La parola d'ordine deve essere sempre una sola: divertimento. Quindi ragazzi, avete visto l'implementazione che ho voluto mettere, visto che tanti mi chiedono aiutami a fare questo, aiutami a fare quest'altro. Quindi durante la carriera, nei vari episodi, ci sarà sempre qualche consiglio. Detto questo ragazzi, come sempre quando inizia una carriera, andiamoci a vedere tutte le email. Allora, osservatore Sam Phillips ci dice che lui è uno dei nostri osservatori e ci sarà d'aiuto. Primo resoconto osservatore, ok, 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 solite email. Dirigenza Mansfield ci ringrazia e ci augura il meglio. Informazioni importanti sul mercato e poi ci avvisano della Coppa Internazionale Europea, che sarebbe il precampionato che andremo a giocare. Quando ragazzi si inizia una carriera allenatore, come di consueto si va a vedere prima di tutto la squadra. Io ovviamente devo farvi vedere la squadra. E però ragazzi occhio, perché comunque è una squadra piccolina, abbiamo vero bassi, abbiamo poco budget che poi vi faccio vedere, gli obiettivi e tutto il resto. Ma partiamo dalla squadra, partiamo dall'elencare i vari giocatori. In porta ragazzi troviamo tre portieri abbastanza affidabili, 41 anni per Jensen, certo lui si ritirerà a termine del contratto, però nel frattempo possiamo sfruttarlo. Poi abbiamo Keane che è in prestito, lui è in prestito dallo Sheffield Wednesday, quindi adesso ragazzi qui vediamo, siamo abbastanza coperti, possiamo sfruttarlo questo portiere Keane di 25 anni, un 61 di overall che va bene come overall in questa serie. Però abbiamo anche Shearer che ha 35 anni ed è un 59. In teoria ragazzi già qui potremmo intervenire per prendere un portiere. Per quanto riguarda i difensori centrali abbiamo Collins, un 27enne, 63, prende 300.000 euro di stipendio. No aspettate, vale 300.000 euro e prende 2.500 euro di stipendio. Diciamo cifre un po' basse, noi siamo abituati a contare giocatori che hanno un calibro elevato e comunque prendono tanto. Qui dobbiamo basarci su questi stipendi. Poi abbiamo Hawkins in prestito, lui in prestito dal West Bromwich, giocatore molto molto interessante che almeno per questa stagione possiamo sfruttare. Poi abbiamo PS che è un buon giocatore, 64 di overall, 26 anni, lui è un giocatore ragazzi che ha il contratto in scadenza fra 12 mesi che però possiamo sfruttare. Guardate, ha un 81 di forza fisica, una discreta velocità scatto, buone caratteristiche, alto 1,88, quindi sicuramente può farci comodo anche lui. Poi abbiamo Shires che è un 18enne, 56 di overall, vale 100.000 euro, non è male però non è proprio la priorità tra i difensori centrali. In teoria potremmo anche mandarlo in prestito anche se ha il contratto in scadenza fra 12 mesi, dobbiamo valutare bene. Poi abbiamo Taft, questo è un gran bel giocatore ragazzi, 22 anni, un 63 di overall, sicuramente sarà titolare con 81 di forza, 81 di resistenza, 72 di equilibrio. Andate a vedere bene queste caratteristiche che sono importanti.
alto 1,96, piede sinistro, può fare anche il terzino sinistro. Questo è veramente il jolly che abbiamo in difesa. Bennett è un altro bel giocatorino, 63 di overall, 24 anni, lui fa il terzino destro che insieme a White formano una corsia, vabbè White però in prestito dal Peterborough, formano una corsia interessantissima. Qui siamo coperti secondo me, buoni overall, buoni giocatori con caratteristiche ottime a livello di velocità, magari bene un po' di meno, però siamo coperti. Per quanto riguarda invece i terzini sinistri, qui siamo coperti con Benin, cioè veramente Benin è un gran bel giocatore. Diciamo un po' meno con Dacqua, perché lui è uno di quei giocatori che sì, possiamo anche tenerci in teoria, però 53 è un po' bassino di overall in questa categoria, però pensiamoci, magari una crescita abbastanza rapida e lo sfruttiamo. Poi abbiamo Byron come CC, diciamo siamo un po' carenti a livello di CDC e CC, ma poi vi farò vedere il modulo, quindi in teoria potrebbero anche bastare Byron e McGuire. Allora, Byron è un giocatore di 63 di overall, 29 anni, che sicuramente può essere utile. McGuire è un pochettino più vecchio, 32enne, però vediamo, se non riusciamo magari poi a venderlo, possiamo anche decidere di schierarlo. Il jolly a centrocampo secondo me è Baxendale, questo è un gran bel giocatore ragazzi, mi sono andato anche a vedere le pronunce di tutti i vari giocatori per non fare figure di merda. Questo giocatore ragazzi fa il COC, ma lui può fare anche le D e anche le S, quindi per quello vi dicevo un jolly. È un buon COC di 23 anni, ha una buona crescita, ovviamente ragazzi utilizzate SoFIFA per vedere la crescita di tutti i vari giocatori perché è fondamentale, vi dà una panoramica completa per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo dei vostri giocatori. Poi abbiamo Marriott di 17 anni, 54 di overall, non è proprio un giocatore particolare, uno di quelli insieme a Dankwa che prende di meno come stipendio, possiamo anche coltivarlo però se cresce bene. Poi abbiamo McDonald, lui è un gran bel giocatore, 26 anni, 63 di overall, ha buone caratteristiche ragazzi, questo qui ce lo terremo e lo sfrutteremo. Poi abbiamo Whiteman che è in prestito dallo Sheffield, non mi piace proprio granché, ho visto già un po' le caratteristiche, non mi dice quasi niente. Non lo so, magari a terminare il prestito no, perché sfrutterei 19.000 euro che possono servirci per gli ingaggi, qui dobbiamo veramente stare attenti a tutto ragazzi, però vediamo, non è proprio un giocatore che mi piace particolarmente. Poi abbiamo Hamilton, che non è il pilota di Formula 1, ma è un giocatore interessante, 91 di accelerazione, 90 di velocità scatto, 57 che può arrivare facilmente a 60 secondo me in un anno, 21 anni, da coltivare anche lui. Hemmings è un giocatore così, ovviamente io me la sono già vista la squadra, è un giocatore molto veloce sicuramente, però poi le altre caratteristiche non sono particolari. Lui può fare più ruoli, magari il fatto che è mancino può servirci. Poi abbiamo Potter, il nostro Harry Potter, no non si chiama Harry Potter, però è veramente forte ragazzi, un S di 63 di overall, buone caratteristiche di accelerazione, velocità scatto, elevazione, ma anche il resto, guardate, ha un 64 di dribbling che in queste categorie non è da buttare via, un 61 di controllo palla, quindi buone caratteristiche anche lui. Poi abbiamo Arkane, lui è un attaccante, diciamo, di movimento, lo definisco, perché può fare anche le D, quindi certo non è velocissimo ma può servirci. In prestito abbiamo Coulthard, che secondo me non è male, peccato sia in prestito. Poi abbiamo Green, che secondo me è veramente forte, veramente uno degli attaccanti più forti che abbiamo, peccato che non è altissimo, però lui è un po' più un peperino, un Alberto Peñaranda del Watford per intenderci. Poi abbiamo Hakem, che secondo me può crescere, è velocissimo, è alto 1,88, piede sinistro, può fare anche la S, non è da sottovalutare. Oban, lui gran bel giocatore, lui è più una punta abbastanza fisica, anche se non mi ricordo quanto c'ha di forza fisica, c'è un 75 che è in questa categoria accettabile. Poi abbiamo Low di 17 anni, lui non mi dice niente sinceramente, può essere candidato anche ad essere venduto. E poi abbiamo Rose, che non è il terzino del Tottenham, ma è un attaccante particolare, 64 overall, 22 anni, non è velocissimo come accelerazione ma ha una buona velocità scatto, ha anche altre caratteristiche niente male. Sicuramente lui, l'unica pecca è che è un po' basso, però per il resto è un buon giocatore. La squadra ragazzi voglio farla insieme a voi in diretta senza prepararla io prima,
Questa è la squadra che voglio utilizzare, o meglio il modulo 4-1-2-1-2 largo, quindi con due esterni, visto che ne abbiamo tanti, con solo un COC e solo un CDC barra CC perché ne abbiamo pochi. Poi certo possiamo comprarli, però per il momento basiamoci sui giocatori che abbiamo. Quindi un trequartista dietro le due punte molto vicine. E ora la andiamo a sistemare, ragazzi. In porta, come detto, dobbiamo accontentarci di Kin, anche se in prestito. Per quanto riguarda i difensori centrali, io direi di piazzare, ovviamente io, ragazzi, mi sono già segnato un po' chi vorrei mettere nella squadra, me la sono già studiata questa squadra, logicamente è opportuno fare così. Mettiamo Pierce, che è un ottimo terzino, un ottimo difensore centrale. All'occorrenza possiamo anche metterlo terzino. E poi Taft, io ci credo veramente in questo giocatore. Per quanto riguarda il terzino sinistro, Benin va benissimo. A destra non metterei White, ma metterei bene. Però dai, lasciamo White perché ha un punto in più di overall che può farci comodo, però è in ballottaggio, diciamo. Per quanto riguarda il CDC, diciamo che sono un po' indeciso. Alla fine, ragazzi, vorrei piazzarci B-ROM, sempre se lo trovo. Non so se è stato messo più avanti. Eccolo qui, è esterno sinistro, qui, ovviamente adattato. Poi, per quanto riguarda l'esterno destro, avete capito che voglio metterci McDonald, che non è male. Esterno sinistro, il nostro Potter. Quindi diciamo una base tutta di 63-64 per il momento. Come COC io ci metterei Baxendal, è l'unico che ha l'overall un po' più basso, ma ha ottime caratteristiche, soli 23 anni, un bel jolly. Per quanto riguarda l'attacco, io direi di far giocare sicuramente Oban, che è un attaccante particolare, come vi ho già detto. È Culturist, che è velocissimo e può farci... cioè velocissimo, oddio, non è proprio velocissimo, però rispetto all'altro attaccante ha qualche caratteristica migliore a livello di velocità e può tornarci utile. Ovviamente sfrutteremo anche Green, ci mancherebbe, però per il momento voglio usare questi due attaccanti. Poi sistemerò anche la panchina, le tattiche, le istruzioni, magari le faccio vedere nel prossimo episodio, non lo so, per non far durare troppo questo, perché questa era un'assoluta novità che volevo portarvi, oltre anche alla novità della scuola messa dentro, ragazzi. E quindi diciamo che questo video posso incominciare a chiuderlo. Prima però devo farvi vedere gli obiettivi che ci ha prefissato la dirigenza. Allora, come crescita giovane abbiamo un giocatore da acquistare nel ruolo di difensore per il vivaio, quindi dobbiamo per forza spendere soldi per la primavera, e poi ingaggia almeno due giocatori con meno di 20 anni con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente in quel ruolo. Quindi guardate che obiettivo particolare, quindi due giocatori già sono assolutamente obbligati per questo obiettivo, quindi devo studiarmeli bene. Per quello vi dico sempre hashtag più qualità meno quantità, perché ci metterò un po' più di tempo per portare i vari episodi, ma fatti bene. Poi, fama del brand, mantiene una striscia di almeno 85% di spettatori in 5 partite consecutive in casa. Si può fare se giochiamo bene e vinciamo, logicamente. Le finanze, termina la stagione con un margine di guadagno di 10 milioni, questo è un po' difficile, però magari valorizziamo i nostri giovani e riusciamo a portare a casa questa cifra. Poi, come è successo in patria, abbiamo conquista la promozione diretta, quindi questo già è molto difficile, però è il nostro obiettivo, alla fine vogliamo subito salire in League One. E poi l'Emirates FA Cup ci dicono raggiungi i sedicesimi di finale, già sarebbe un sogno arrivare lì, perché possiamo trovare successo continentale, niente, possiamo trovare squadre veramente forti. Quindi ragazzi, andiamo, l'ultima cosa che voglio fare, a prendere lo staff primavera. Ragazzi, dobbiamo prenderci già almeno un osservatore, ne prenderei uno solo, perché abbiamo come budget solo 1 milione. Rendetevi conto, ragazzi, andremo avanti molto a prestiti o a acquisti proprio assurdi a pochissime cifre. Dobbiamo stare attenti agli ingaggi, a tante cose. Per esempio, questo è un osservatore magico con tutte le stelle, 5 per giudizio ed esperienza, ma costa 4 milioni e non possiamo prenderlo. Quindi dobbiamo valutare bene, devo pensarci un po', poi magari ve lo faccio vedere nel prossimo episodio. Devo vedere un po' chi prendere, sono tante cose che io però farò all'infuori della registrazione, che poi magari vi farò vedere, oppure ci serviranno per tutta la gestione. Però nella scuola, che vi metto con la lavagnetta, comunque vi spiego qualcosina, vi do qualche indicazione.
Quindi questo è importante, il budget è questo, ormai l'avete visto, non possiamo fare di più, 13.000 per gli stipendi e 1.400.000 budget trasferimenti, dobbiamo un po' adattarci. Ragazzi, mi raccomando, poi farò anche gli allenamenti, vi farò vedere tutto il resto, ragazzi, mi raccomando, dobbiamo assolutamente supportare questa serie con un bel mi piace. Iscrizione al canale, tanto supporto, seguitemi su Instagram, mi raccomando, trovate il link in descrizione e non mi resta nient'altro che dirvi. Ci vediamo in un prossimo episodio e forza Mansfield Town. Ciao ragazzi!